Yo, bro, buonasera. Ciao, buonasera. Facciamoci un po' di music qua sotto. Che paura, siete impazziti. Mi stavo rilassando, mi stavo, grazie Ele. Eccoci. Buongiorno. Ah, adesso fatemi stendere i piedi nell'apparato di stendizione. Che ti rilassi che oggi si litiga. Ne approfittavo adesso, infatti, Stasera già mi avete fatto incazzare, eh. Già sono incazzato. Eh? Ecco. Partiamo con le basi, perché sennò. Dobbiamo decidere innanzitutto quale tier list fare. Poi. Vediamo. Siete carichi, siete tutti carichi, va bene. Tutti che già vogliono urlare, tutti. Bah. Non capisco. Stavamo che ce l'hai. No, io non ho detto che ce l'ho con voi. Non ancora, almeno. Cibo salato. Cioè, non credo. Adesso vediamo. Adesso poi apriamo, cerchiamo qualcosa. Moro, la pinna dov'è? Sì, un trollino. Lolo l'orzio. No, no, era per dire. Nel senso che parto prevenuto. So già il target della live e partiamo già incazzati questa sera, eh. Ramonza, guarda, te poi in cima è alla lista. Guarda. Già tutti un litigaggio. No. Parte singolo, doveva andare singolo, dai. Ah, forte, forte. Ma Super Partes di che Partes però, Vector? La mia o quella dei bastardi che non capiscono niente? Per caso, chiedo, eh. Facile dire. Super di parte, che partes. Non è che sia, non mi schiero, certo. Voglio vedere poi se non ti schieri. Voglio vedere, ti conosco, Vector, io, eh. Chiede Leroy, che non è Leroy ma è Leron, chiede Oracolo, oggi si arriverà a togliere le lame? Che chissà cosa vuol dire. Non credere a tutto. Maledizione. Sì, Vector sarà il primo che si incazza stasera, sicuro. Vedete però che siete già voi che siete incazzati, eh? Io ancora non ho fatto niente, voi siete già incazzati. Allora adesso chi è? Minchia, Vector, bravo. Perché ci sono i precedenti. Precedenti. Guarda che l'ultima volta avete solo voi fatto la figura dei cazzi, eh. Francesco, tu non sei mai calmo, non dire cazzate, per favore. Ah, sei vergine, Vector, non c'eri l'altra volta. Mamma mia.
andata bene. Cioè, l'altra volta c'è la gente si è lamentata. Io, boh, c'è la gente si è lamentata perché nella tier list dei biscotti ho messo gli Oreo in fondo perché fanno cagare al cazzo oggettivamente. Io non ho parole, ragazzi. Boh. Boh. Se dite che gli Oreo sono la vita, è perché purtroppo avete questo difetto delle papille gustative che vi fanno piacere solo le cose super dolci. Non avete il senso del gusto, vuol dire. Anche Milka era in fondo. Milka è una marca proprio di merda, ragazzi. Se però vuoi fare un placement, mi rimangio tutto, anche la cioccolata Milka. Che alla fine la mangio, però, diciamo, c'è tutto il resto della cioccolata, perché dovrei proprio scegliere la Milka? Grazie, Jack di Capre. E la gente ha detto pure che i cuor di mela sono dei biscotti da vecchi. Ma io che cazzo dobbiamo farci? Esatto, fra. Cioè, esistono i Ringo, i Baiocchi. No, gli Oreo. Buoni, ma. Il fondo del posacenere compressato e messo in bocca. Dai. Evo. Ah, Intercity, io quando apro un pacco di cuor di mela, è come un pacchetto piccolo di patatine il pacco di cuor di mela. Lo apri, te li finisci e poi butti via il sacchetto. Non è che. E poi se sono da vecchi, è perché i vecchi, se continuano a mangiare dopo tutta la loro vita, continuano a mangiare i cuor di mela. È perché sanno che i cuor di mela, nella loro vita lunga, non li hanno mai traditi. Sono ancora tuttora buoni e loro, durante tutto il loro percorso di vita, non li hanno mai abbandonati perché sono buoni. Avete capito? Anche il semolino e la mela cotta, però perché non sono buoni il semolino e la mela cotta. La mela cotta è buonissima. Lo zucchero, sta caramella, la faceva sempre mia nonna. Che paura, ma ne sono un po'. Mi cago addosso ogni volta, eh. Grazie, Giro. Intanto apro l'internet, va. Tier Maker. Cazzo di pubblicità c'è in sto sito? C'è quella dei frutti, c'è. C'è quella dei frutti, quella delle bibite. Ma delle bibite sono pochissime, però sicuramente vuoi che non c'è. Drink. Drinks. Andiamo a cercare Ita. Vediamo cosa trovo con Ita. Tanto finge il cocomero. Da subito, vedi? Hai gusti di gelato?
ma in Italia sono tutti del cazzo, sono la tier list dei rapper, la tier list delle pagine Facebook, la tier list degli streamer, la tier... mandatevene a cacare. Dov'è il cibo? Siamo italiani, siamo... siamo o non siamo italiani? Tier list dalla pasta, ma la pasta... ma... sto leggendo l'elenco, Non vi sto ignorando, mi sono addormentato. YouTuber. Non si fanno queste robe. Dei Pokémon. Però è troppo normi farla dei Pokémon. Sino che non la fai come Max, che dei Pokémon se te li volessi scopare, allora sarebbe già un attimo più... Tiralis di verdure. Vedere cibo. Vedere cosa dicete. I tipi di pasta, cibo palermitano, street food e cibo siciliano. Tipologie di cibo. Cibo italiano e non, fa vedere. Cibo italiano e non potrebbe essere simpatica. Cibo. Perché c'è solo siciliano? Scusami. Fammi vedere, aspetta, questa non è fatta, beh. Che cibo forse è troppo generica. Però me la tengo aperta, cibo generico. Ma non ci sono solo sui primi piatti. Se cerco snacks. Ultimate snack list, vediamo. Sono tutte robe o indiane o Pippo o Pappalardo. Cioè tipo Kinder e Ferrero, ma sono solo quelli Kinder e Ferrero. Qui sono robe americane che nessuno di noi ha neanche mai visto. Tanto vincerebbe la fiesta. Ma c'è tutto. Ma dei gusti gelato, ma chi li... No, dei gusti gelato, ma che... C'è tipo merendine? Merendine. Non ce ne sono troppe. Però fa vedere. Anche qui so poche. So poche. Voglio una tier list bella cicciona. E qui va... Beh, non è troppo simile a quelle di biscotti. Questa ci può stare. Quello che ho trovato. Quindi merendine... Ce l'abbiamo. Tipo i cartoni della Disney.
Mi fanno cagare tu, li metto tutti in D, i cartoni della Disney. Ragazzi, crescete, scusate. Poi non mi ricordo un cazzo dei cartoni, io li ho guardati nel 1200. Per questo non credo avresti dovuto dirlo. Tier list delle medicine. Lo odiavano perché diceva la verità. Bruffa in buonissime, tiresse. Le ziguli, che non sono. Caramelle, caramelle. Beh, ho trovato quella degli snack meglio del... delle merendine. Cercando caramelle. Il cagottis tirese per il nome. Poi vedere Disney. Allora, film fino al 2021. C'è la tier list delle coppie della Disney. Fa vedere. Ma forse è meglio quest'altra. Ma le tengo qui in sospeso, eh. No, l'augmentin non è quello che sa di copertone bruciato, vero? Ma basta parlare delle tier list delle medicine, poi. Che miseria. Ciao, crosta! Grazie del raido. Tier list delle uova di Pasqua quando ci avviciniamo a Pasqua. Tra l'altro, oggi sono state le termolimpiadi nel nostro Discord. Non so se me lo hanno chiesto per scherzo, eh. Non mi ricordo chi me l'ha chiesto. Mi ha detto: Moro, guarda, stiamo facendo le termolimpiadi. Abbiamo detto a tutti che chi vince gli regalate un uovo di Pasqua. Così, senza chiederci nulla. E lui ha detto, va bene, glielo regaliamo. Chi vince le termolimpiadi su Discord, gli regaliamo un uovo di Pasqua. Nessuno ha detto quale, nessuno ha detto come né perché. Quando ci sarà il vincitore delle termolimpiadi, riceveranno un uovo di Pasqua. Anche se le squadre sono da più persone, cazzi loro, hanno detto un uovo di Pasqua. Tier list della gente in chat. Ma andrebbe fatta. Serve una fototessera di ognuno di voi da caricare digitalmente. Serpego. Peggio per te, solo per il premio, eh. Per un uovo di Pasqua, morto di fame. Autografato, tra l'altro, con il mio pisello. Dentro, come sorpresa, ci saranno i peli pubblici di Mark. E la carta d'imballaggio sarà una maglietta sporca di Gliezer. Niente, Bigfoot, vincitore finale. Chewingrams, drink. Ah, fammi vedere drink, che poi. Allora, bevande, se cerco bevande.
Bibite italiane, tier list bevande. Italiane non. Vediamo. Più o meno. Più o meno. Non è soddisfacente questa tier list di bevande. Come cerco le bevande in inglese? Come le cerco? Soft drinks cosa sono però? Sono tipo anche i cocktail e robe del genere. No, soft drinks cosa sono? Soft drinks. Ok, no, sono tipo le lattine, robe del genere. Le sode. Global soft drinks. Sono pochissime. Chi è che fa queste tier list? Lo denuncio alla polizia del pene. Definitive, questa è definitive. Ma non esistono questi drinks. Cioè, una tier list soft drinks ci sono 6 bibite. E non volevo solo soda, volevo magari anche il tè, le robe, i drink in generale. Drinks. Cagare, fa. C'è tutti di mezzo. Che licenziate queste persone? Drinks, punto. Con una bottiglia d'acqua come copertina. C'ho tre robe. Fa cagare. Ragazzi, partiamo. Vediamo, fatemi fare il change. Sigla! Era uno scherzo, non c'è la sigla. Sì, può darsi di sì, Luke. Infatti è quella che vi sto per... Allora, fatemi prima fare. Track. Fare così. Piace. Quanta roba c'è qua? Sì, le categorie lo so che le posso rinominare anche velocemente. Così. Guardate, ce ne sono 7000 qui. Autogrill. È buonissimo autogrill. Allora, vediamo di fare prima le robe ben bene. Tra l'altro c'è il NordVPN che è un pochino... Aspetta, facciamo così.
Lo metto centrato così per il... Direi che così è perfetta. Allora, io direi di togliere un po' di categorie. Le lasciamo, guarda, le rinominiamo, facciamo S più S A B C D. Così. Anzi, facciamo così, aspetta. Così. Si muisse, si muisse, si muisse. Stai zitta, cane, sei arrivata, eh? E non hai neanche urlato. Brava. Brava. Oppure me lo sono perso. Speriamo di essermelo perso, naturalmente. No, hai scritto buongiorno, eh? Hai messo una faccina del cazzo, ma va bene così. Allora. Partiamo subito. Cazzo sono i Choco Fresh, ragazzi? Ma sono i Choco Fresh? Sono quelli col marshmallow dentro o sono quelli o c'hanno il latte dentro? Sono buonini. No, me li dovete descrivere. Quelli a forma di unicorno? No, non penso. Fammi fare una cosa, eh. Choco Fresh. Ah, sono gli Pippo. Sono gli Pippo i Choco Fresh, scusate. Però hanno il caramello. Anche gli Pippo avevano il caramello, no? Pippo, ma tutto cioccolato freschi dal frigo. Ah, è vero, perché gli Pippo c'avevano il biscotto pralinato. Questi qui facevano cacare, li avevo sentiti. No, non erano questi quelli che facevano cacare, però. Sì, non c'erano il biscotto, erano fatti di cialda gli Pippo. Questi qui erano quelli freschi. Però erano gli Pippo freschi. Erano... Dai, gli Pippo erano buoni, eh. Poi cosa vuol dire che che li ho mangiati, li ho sentiti, li ho assaporati? Perché erano sempre periodo e Pippo, dopo gli Pippo erano usciti questi. Io ci ero rimasto deluso. Perché mi ricordo che il caramello era una cafonata, il caramello che c'era dentro. La musica era un pochino invadente. Ecco. Ma era nocciola! Prima ha scritto era caramello. La nocciola? Ancora peggio allora. Cioè, se era nocciola quella lì.
Li mettiamo Muis e via. Allora, il Kinder Bueno bianco, ragazzi. Dove li mettiamo? Il Kinder Bueno bianco? Diciamo... No, scherzo, dai, non erano così defecatori. Guardali, guardali come si scatenano tutti quanti. Questi drogati di merda, eh? Possiamo dirlo? Drogati di merda. No, B è un po' troppo. C, mettiamoli, va bene, così, dai. Allora, i Kinder Bueno bianchi, secondo me... Allora, già il Bueno non è così tanto in alto come si potrebbe sembrare. Eh? Perché esiste il duplo. Cioè, c'è il duplo, perché cazzo dovrei prendere il Kinder Bueno? Mentre il Kinder Bueno bianco è ancora peggio. Io il Kinder Bueno bianco lo metto in C, perché il Kinder Bueno va in B. Poi Bueno, come cazzo ti viene in mente di chiamarlo Bueno? Io preferisco il Bueno al duplo. Ma perché? Il duplo è un Bueno con la nocciola dentro. Ciao Valentinici. Il Bueno è buono. Ma... Poi... abbiamo la Ritter Sport Latte delle Alpi. Cazzo vuol dire la Ritter Sport Latte delle Alpi? È la Ritter Sport al latte, cioccolato al latte. No, Luke, stai zitto, eh. Allora, facciamo... il cestino no, che merda, che non conosco. Qui ci mettiamo le cose che non conosciamo, non si sa chi è che l'ha mai mangiata la Ritter Sport al latte delle Alpi. Ma poi la Ritter Sport cos'ha di sport? Cioè, chi fa sport non la mangia la cioccolata. Sì, Grim. Nemmeno quello delle Alpi. Ma non è che... cioè, quello delle Alpi... chi l'ha mangiata questa Ritter Sport? Cioè, io quando prendo la Ritter Sport non prendo quella al latte delle Alpi. Porca miseria. Kit Kat Dark. Credo 70. C'è un 70 lì. Poi c'è la pacca. E quello Dark, credo. O c'è anche... sì, c'è anche quello normale qua. Quindi quello lì è quello 70% fondente, presumo. Allora, secondo me il Kit Kat è meglio quello classico. Kit Kat classico, non dico che sium, ma S il Kit Kat classico, eh. Tutti gli altri, pur essendo incredibili, li metto sotto. Quindi lo metto addirittura quello Dark, perché me lo vai a normalizzare. Il Kit Kat Dark, me lo fai Dark, me lo fai normi. Quindi lo metto B, quello Dark. Ecco. Kinder Delis, Sium. Kinder Delis, Sium, ragazzi, eh.
No, a me non mi fa caccare il fondente, ma nel Kit Kat sì. Kinder Delice, ragazzi. Da frigorifero, che la tiri fuori, la mordi e crocca, si scrocchia e poi fai. Per carità, ne mangi una e sudi cioccolato già dopo, eh. Però. No, non è. Mica c'ha l'alcol, la Delice Aerojet. Quella è la Fiesta. Kinder Brioche classica, quella bianca. Questa qui, secondo me, molto sottovalutata. Non so se c'è anche. Ci sono solo queste due, ci sono? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì. Ok. Queste qui sono le merendine. Non so se voi. Io quando andavo alle elementari, per merenda mia mamma mi metteva nello zaino uno o due Kinder Delice. Cioè una o due Kinder Brioche o colazione più. Ok. Ma c'era anche la Pane Choc, dite. Qua. Ma non è quella che mi interessava. La Pane Choc è la giusta evoluzione di questa. Non c'era quando andavo a scuola io. Però, oltre al fattore degustativo, che sono buonissime, quella al latte over the top rispetto a quella colazione più, che comunque resta buonissima. Infatti, le metterei entrambe in A. Sono buonissime. In S, volevo dire, scusate. Sono buonissime. C'è anche il fattore ludico che fa. Incredibile. La colazione più sa un po' di cartone, ma è quello il buono, Vector. È quello il buono. Ragazzi, sono buonissime, eh. Se ci fosse stata la versione. Allora, facciamo così. Le mettiamo in A. In S ci mettiamo già adesso il Pane Choc. Pane Choc è la giusta evoluzione di queste, ragazzi. No, allora c'era però, che non c'è qui, quella con l'albicocca, con la marmellata dentro, se sempre uguale così fatta a tegolina, con la marmellata d'albicocca dentro, che era buona, il sapore era buona, il problema era solo uno. Vediamo se me lo sapete dire. Quelle sono della Ferrero? C'era, c'è lì sotto? Non dico il tegolino, non le tegoline, dicevo. Cioè, eccolo che. Cazzo, a fianco l'uovo Kinder, dove l'uovo Kinder? Tanto c'è un maniaco sessuale che si sta parlando sotto. Ah, Loki. Eccole! Maledette! Muse! Muis, volevo dire. Oh! Scusate. Esatto! Sapete tutti qual era il merda di problema? Che erano delle bustine di sabbia! Erano delle bustine di sabbia! Se avevi il privilegio massimo di riuscire a mangiarla intera era buona, eh? Ma non era non esiste questo. Era, cioè, la Cinnamon Challenge è nata così, eh? Erano buonissime, ma te le mangiavi, cioè, era la Cinnamon Challenge ti facevi. Ma neanche, Liu, le devi mangiare al supermercato quando compravi la confezione. Nel tragitto tra quando lo prendevi in mano il pacco e andavi alla cassa, già lì si erano sbriciolate tutte. Si erano già sbriciolate tutte. Sì, già la prendevi in mano,
A parte che poi magari da novellino facevi l'errore, no? C'hai la Kinder Brioche, la apri facendola schioppare. Se quella la facevi schioppare, effettivamente esplodeva, partiva un raggio di sabbia dalla bustina. Era un casino, era. No, pure se la prendevi intera, vedi che già che la tiri fuori, cioè lì devi prendere. C'è la busta di plastica, prendi il bisturi. L'apri tutto intorno, separi la plastica delicatamente, poi tiri fuori con un attrezzo che riesce a accompagnarla tutta sotto, tiri fuori la merendina e così la puoi mangiare così. Però deve rimanere appoggiata su qualcosa, perché se tu... Cioè voi immaginatevi al mare, siete al mare, avete una formina. Avete una formina rettangolare, ci mettete la sabbia bagnata dentro, la compattate tutta, la mettete per terra, la fate uscire, ci rimane questo stronzolino di sabbia. Voi provate a prendere con le dita quella, cosa succede? Non è che ti si alza tutta. Forse andavano bagnate, ma sì. Ma non saprei, Luke, questo commento di Hannibal Lecter. Comunque. Possiamo continuare. Il saccottino credo che sia la merendina che mi ha accompagnato per tutta la mia infanzia, circa. Tra l'altro c'è due volte, c'è anche qua. Il saccottino è una scammata terribile. Che però noi volevamo. Naturalmente al cacao, cioè al cioccolato, non esistono altri saccottini, eh. Lo metterei a... Anche se ogni volta che lo mangiavi ci rimanevi male. Perché dovevi mangiarlo tutto, addirittura quello che facevo io. Mettiamo tutti e due in A, tra l'altro, perché sono entrambi buoni, secondo me. Cosa facevo io? Soprattutto d'inverno, quando dentro la crema era un pochino più duretta, la mangiavi tutta intorno in modo da lasciare un pezzettino di merendina piccolo così, che era solo una patina che ricopriva la cioccolata. E poi ti mangiavi questo stronzo di cioccolata alla fine. Così, no, prima eri triste perché devi mangiare tutto il cartone, tutto l'imballaggio di cartone della cioccolata, no? E poi ti mangiavi questo stronzolino così che ti ritirava un pochino sul morale alla fine. No, il flauto Gianluca per favore fa schifo. Però lo dobbiamo mettere qua perché ci ha accompagnato, mi ha accompagnato per tutta la mia vita, quindi anche se è stato uno scam e mi ha preso per il culo per tutta la mia vita, cercando di farmi ripensare, di farmelo accettare, non ce l'ha mai fatta. Però grazie Marmas per il raidello. Non è vero Gianluca. I baci, qui ci sono anche i cioccolatini, io non, cioè non è che me li mangio per merenda i baci. Però il bacio è buono. Però li devo valutare non tra le merendine, ma tra le cioccolate. Però ci sono anche tutti i tipi di baci, quello dark. Secondo me i baci... Il bacio... No. Bacio rosa. Sium! Ragazzi. Bacio classico A.
Bacio fondente. Dov'era? Qua. Bacio fondente B. Insieme al Kit Kat fondente, che sono quelle cose lì che. Cioè, se devo mangiare la cioccolata fondente, mi mangio la cioccolata fondente. Non mi mangio il Kit Kat o il bacio fondente. Bacio Ruby, comunque, fenomenale, ragazzi. Buonissimo. Aspetta, mi fa scendere il fondente. Ah, cane, fa schifo. Dicevo, questo credo sia il caramello, ma non l'ho mai mangiato, quindi lo metto nel cestino che non conosco. Lindor fondente, un cioccolatino, mi fa schifo il Lindor. Cagarissimo proprio. Ma continuiamo per la nostra strada. Allora, ci sono i Bondi. Il Bondi Dark. Questo fa schifo il Bondi Dark, ragazzi. No, non è vero. Aspetta, non era il Bondi Dark che faceva cagare. Esiste solo il Bondi Dark, non c'è quello. No, questo qui è buonissimo. Aspetta. Mettiamo A, comunque. Che il Bondi non Dark è quello base. Che è o questo qui. Con la marmellata. Che è buonissimo, comunque. Cioè, anche il Bondi. No, non è TRS il Bondi. Cioè, il Bondi Dark, il Bondi classico con la marmellata di Abercrombie. Quello base vuoto, quello con la confezione azzurra, no? Quello base vuoto è proprio da persone tristi, eh. Non so se c'è. Vabbè, se c'è, poi ci sarà più tardi, lo troveremo dopo. Ma come stesso piano? No, ragazzi, cioè, io metterei sopra quello all'albicocca. Terza riga. Ah, eccolo. Cioè, chi è che. Qualcuno di voi mangia il Bondi classico senza niente? Vabbè, Vector, tu perché non puoi fare altrimenti, probabilmente. Esatto, li mangi piangendo, non è che. Io li pucciavo nel latte. Vedi? Cioè, li devi per forza. Prova a mangiare un Bondi così. Vediamo se non muori per terra con questo Tampax che ti si è gonfiato in gola. Dai. Io ci mettevo la Nutella dentro. Vedete? Esatto. Cioè, tra quello e la brioche, una è la Cinnamon Challenge, poi ti mangi quello, diventi completamente arido. Tutto. Qui abbiamo una sfilza di croissant. Però me li metti tutti insieme. Li metto qua perché non li cataloghiamo. Non. Sette, otto tipi di croissant. Che cazzo devo. Quale devo giudicare? Scusami. Ferrero Rocher. Questo è molto buono. Anche se non è tra i cioccolatini che preferisco, eh. Preferisco il bacio al Ferrero Rocher per quanto sia veramente buono. Solo che non mi va di metterlo in B il Ferrero Rocher. Cioè, a sto punto facciamo così, facciamo. No, questo non l'accetto. È più buono il bacio, ragazzi. Oh,
piano con le parole, brutti scemi, se non capite niente. Il Ferrero Rocher lo metti in bocca, lo mordi e è vuoto. C'è una cremina dentro, ma è vuoto. Il bacio, quando lo mordi, lo senti che è pieno. È pieno. Invece il Rocher sembra quel cioccolatino che lo... Buono, per carità, però lo mangi, fai... Fium, e fa... Sai un po'... Oh. Quando lo mangi fai... Oh, così fai, capito? Il Duplo, dicevo, tra il Duplo e il Bueno. E no, fai proprio... Lo mordi, fai... Crunch. Oh, ci rimani un pochino così. Non è oh, è... Oh, è proprio la delusione, capito? Non è la delusione, però... Quando lo mordi, invece, il bacio fa... È proprio... È uomo il bacio, hai capito? Pur essendo delicato nel suo concetto. No, è che dico, rispetto al bacio è una delusione. Se lo devo confrontare con il bacio. Però è buono alla fine il Ferrero Rocher. Poi, le caramelle, queste qui sono quelle che al carnevale di Fano... Dai carri di carnevale ti tiravano così fortissime qua sopra nella fontanella aperta di quando eri piccolo. Ti perforavano il cranio con queste caramelle. Ma esatto, Vale, quanto sono buone però. Quella all'arancia, anche quella al limone, quella alla fragola delle tre è la meno. No, che poi non era alla fragola, credo sia arancia rossa, tipo, perché erano tutti e tre agrumi in realtà. Non dovrebbe essere alla fragola. Però quella all'arancia era incredibile. Incredibile. Sì, ma cane, ma che gusti di merda hai? Oh, che caramelle di merda. Ah, cioè, non ti sta andando bene un cazzo, Akane. Veramente. Imbarazzante. Queste le mettiamo Sium. Sium! Fantastiche. Tu, Vector, addirittura Muis, avevi detto? Quelle lì sono la vita, ragazzi. Sono la vita. E se dite di no è perché non le avete mai mangiate. Ma continuiamo. Allora, qui abbiamo le nastrine. Che le nastrine sono quelle merendine. Sono quelle merendine. Le nastrine. Che dici, ma sono così normali, sono. Sono. Le nastrine sono. Sono incredibili, ragazzi. Cioè, nastrine sono una delle merendine più sottovalutate. Perché la gente pensa siano banali le nastrine. Pensa che siano. Se, cioè, tutta la gente pensa siano banali, noiose. Le nastrine, che tristezza, saranno secche, gnocche. Invece sono. Quando le mangi senti la morbidezza, la burrosità, lo zucchero che si strippano quando le mordi, si sfilacciano. E loro sono incredibili, sono. Le mettiamo a. Veramente sottovalutatissime le nastrine. Download di una lingua di telecronaca, la PS5 mi ha cancellato tutto FIFA. Vale. Top tier PS5, tier Sium. Il trancino
credo che sia la versione della Mulino Bianco delle Kinder Brioche all'albicocca. Quasi. Soprattutto questo tempo. Grazie, New Zeltaf. Non è così tanto esplosivo come la Kinder Brioche, il trancino. Ma in realtà il trancino non è così. È il tegolino che si sdruma tutto, però c'ha lo stucco sotto che le tiene. Il trancino aveva il problema che sapeva di cartoncino un po'. A me non piace. C'è il cioccolato dentro, c'è la striscia di cioccolato dentro. No, il trancino non c'entra niente con la Kinder Brioche, infatti. Però me la ricordo. Sono due pacche di... Cioè che te la puoi strappare, la puoi aprire a metà e fa sium. Però di sapore non me la ricordo. Metto C, la metto. Non era... Sì, è pan di Spagna, però veramente secco, asciutto era. Era una spugnetta per le pentole. Allora, ci sono i Grisby, il biscotto dell'autogrill, secondo me. Cioè, quello che io proprio di tradizione, il Grisby, quando vai a fare un viaggio, ti fermi all'autogrill, compri sempre i Grisby. Il Grisby credo sia uno dei biscotti più sopravvalutati della storia. Non dico che fa cagare, però metterlo in questo piedistallo, il Grisby, miglior cosa del mondo, fantastico il Grisby, la cosa migliore che ci è capitata dopo Berlusconi, ma dai, non è così buono il Grisby, che dentro non c'è niente, c'è meno roba del saccottino nel Grisby, ed è pure sovrapprezzato anche. Perché voi dite che è buono. Dopo Berlusconi, no, vabbè. Quindi il Grisby lo mettiamo C. B. No, A col cazzo, A, guarda, guarda che roba c'è in A. Dai, cioè la roba dalla B in giù è roba che già non mangerei, eh. No, Pinozzo, le nastrine sono lì perché sono buonissime, sono. Cane, non ti azzardare, non lo faresti mai. Kinder Pinguì classici. Kinder Pinguì classici. Da frigo congelati. Allora, tra le merendine da frigo, dove sono le merendine da frigo? C'è il Kinder Pinguì, Kinder Fetta al cazzo. Kinder Pinguì Cocchio. Paradisio. Kinghio. Questi sono da frigo un pochino, sono da, Allora, il Kinder Pinguì tra le merendine quelle da frigo, forse il più buono. Il problema, sì, è che ti si da piccolo, che non eri buona madre, ti si impataccavi tutto, diventavi l'uomo di gomma, diventavi. Kinder Pinguì. Non lo metto.
No, lo metto in S, lo metto. Lo metto in S. Non è Sium, nel Sium ci vanno le robe incredibili. E magari The Queer of Boredom, se ti sei diventato più grande tu e c'hai le mani più grandi, butto lì questo. No, se ne eri un Tazardano non lo faresti mai. Le Ela. Come cazzo, cosa c'è scritto Ela? Allora, qui me ne mette tutte e tre. E qui sono le classiche caramelle che trovavi dalla nonna, eh. Quelle rosse, che sono proprio le caramelle mu, quelle un po' gommosette, che... Queste qui sono... Grazie, Milippo. Metto in A, perché è vero che c'era anche, ti dirò Gianluca, c'era anche quella liquirizia che faceva cagare. Ne mangiavi una e stavi zitto per tutta la giornata, eh? Perché non veramente non puoi più parlare. Esatto, sì, cioè probabilmente abbiamo ancora delle rimane. Probabilmente dei denti che ho in bocca sono fatte di questo materiale qui che sono. Hanno preso. Cioè hanno preso proprio le sembianze di un mio dente rimanendo attaccata da qualche parte della mia bocca, quindi. Cioè lo dovrei avere ancora in corpo. Però erano buonissimi, erano ragazzi. E che per mangiarle ti slogavi la mandibola, ti slogavi. Cane oggi come fai? Vabbè, gli Oreo mettiamo Muis istantaneamente. Saccottino all'albicocca. Allora, quello all'albicocca non era malissimo. Però c'è, cioè, il saccottino e quello al cioccolato, eh. E anch'io lo vorrei mettere qua nella B. Perché quella alla marmellata non è male. Non è male. Chissà se c'è anche quello di schifezza. Perché il saccottino c'è anche quello alla crema. Ma quello alla crema fa cagare, ragazzi. Per fortuna neanche l'ha messo. Bene. Quello alla crema, minchia, che schifo. No, gli Oreo senza... Cioè, dai. Chi dice che gli Oreo sono buoni, ragazzi, vuol dire che non ha le palle gustative. No, la marmellata del saccottino non è male. Sicuramente non c'è questa valanga di lava che c'è lì nel coso, però... Infatti questa qui è la confezione dei saccottini originale, mi sa. All'inizio non erano così. Guarda che qui si vede che non c'è un cazzo dentro. Mars non sono Sium. Però è fatica a non mettere in S, anzi, tutti gli snack questi qua. Non vai in Sium perché in Sium ci va il Twix. Twix è più buono del Mars. Il Mars è che il Mars è quello base. Gli altri sono tutti sopra. Cioè, il Mars ha dato le basi per fare tutti gli altri snack. Lo Snickers, il Twix. Basta. Grazie, non so mica.
Cioè, il Mars lo usi anche per fare i dolci, lo usi. Quindi questo, guarda, lo mettiamo addirittura in A, il Mars, proprio come base. Perché secondo me, se quello in A, quindi c'è il Lion, quello classico, è Super Sium. Il Lion è il best of the best, ragazzi. Il Lion, io penso, come hanno fatto? Cioè, il Lion è il più bistrattato, il Lion non se lo incula nessuno, e non so perché. Cioè, il Lion è come Elden Ring. Cioè, Elden Ring è Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, Demon Souls, tutto in un gioco. Il Lion è il Twix, lo Sneakers, il Mars, tutto in uno solo. Luca. Poi lo Sneakers Creamy Peanuts, questo non lo conosco. Conosco lo Sneakers, che sembra sempre una scarpa, però lo mettiamo in S. Cioè lo Sneakers, il Twix, eh? Dov'è? C'era il Bounties. Il Bounties. Questi li mettiamo tutti in S. Questa direi che... E non rompetemi i coglioni, anche. Però vedo che non mi rompete i coglioni, quindi... Queste cioccolate siete tutti d'accordo. Bene. Il flauto al cioccolato... Io, ragazzi, ma come fate a mangiare... Voi che... Cioè, mangiavate per davvero i flauti? Erano bellissimi, però sapevano di plastica. Quello al cioccolato è quello che la nascondeva di più, la situazione. Ma cioè non era la cioccolata che sapeva di plastica, era proprio l'impasto. Beh, l'impasto sa proprio di... Come se avesse preso il sapore della bustina dove sono. Poi gli altri flauti, minchia. Non so se ci sono qua. C'è un altro flauto al cioccolato. Mettiamo tutti e due su Muis. Tutti e tre su Muis, sto. Tre flauti al cioccolato, tutti su Muis, li mettiamo. Non ne vedo altri, ma se poi li ribecchiamo siamo pronti a metterli su Muis. Poi non so perché ce ne sono tre. Sto stronzo che ha fatto la... questa tier list dei miei coglioni. Mi hanno i flauti, regalavano sempre cose. Regalavano i piselli di gomma. Regalavano. Cioè con tutte le altre merendine dove regalavano robe, quello. Tanto è finito questo trombone di sottofondo, sono contento. Ecco, il Kinder Bueno B. Ragazzi, ho messo quello bianco su C. Cioè, voi volete che lo metto S
al pari di un Twix, di un Bounty, di uno Snickers? Ma come cazzo siete messi? Kinder Sorpresa, cioè Kinder Sorpresa non è solo il cioccolato invece. Vabbè, almeno in A. Eh no, in A ci va il duplo. Cioè anche il duplo non lo metto insieme a il l'ovetto Kinder, c'è la sorpresina, c'è tutta la parte ludica e il praticamente il miglior cioccolato d'infanzia che abbiamo avuto. Ma tu sarai qualsiasi, Luke. Stai zitto, stai. È il Kinder Sorpresa, ragazzi. Assume. Cioè, sarò normi, sarò... Assume. Beh. Twix caramello salato. Lo metterei Assume sulla fiducia, ma non l'ho mai neanche mai visto, quindi... Lo mettiamo sul cestino che non conosco, purtroppo. È cioccolata normalissima, quella del Kinder. Ma che cazzo dici? Tutta incredibile la cioccolata da Kinder. Poi le Belz. Queste qui erano quelle strisce di caramella gommosa, tipo quello zuccherino acido, super acidissimo. A me le cose acidissime piacciono un botto, ragazzi. Cioè le robe super acide, tutte sfrizziche, che sembra che ti danno la scossa, ti fanno traballare gli occhi da qua sotto, da quanto sono acide. E fai, ah, le candy sour sono. Che hanno frizzantine dall'acidone. Sono buonissime, ragazzi. Io le adoro. Le metto in A. Sì, probabilmente ti corrodevano i denti. Quello lì era il sentore della corrosione dei denti, erano. Boh, non le mangiavate voi? Le super c'erano tipo anche proprio le caramelle, quelle che compravi al bar 10 centesimi a caramella, robe così, e te le mettevi in bocca e svenivi direttamente, perché erano queste palline tipo alla, che ne so, alla cannella o alla cola, però erano super acidissime. No, le Seltz non sono così tanto acide come quelle che dicevo io. Le Seltz schiumano, non sono frizzanti, non sono acide. Poi siamo ai pangoccioli, una merendina relativamente nuova. Infatti va bene per quelli che hanno le papille gustative dei giorni d'oggi. Però, cioè... sono veramente una roba che ti fa una fame bestiale. Cioè i pangoccioli ti fanno una fame bestiale. Non è pane, cioè sono dei tipo dei panini praticamente con ste scaglie, ste gocciole di cioccolato. Però sono... sono terribili, sono... cioè sono... cioè te li prendi a parte che li tiri fuori, cioè ti fanno vedere questa confezione tutta incredibile, bellissima, sono tutti lucidi, ti fanno una fame bestiale, dici cazzo che buoni devono essere, morbidi, dolcini, cazzo che buoni. Poi invece lo tiri fuori dal pacco, c'è questo scroto grinzoso tutto piatto, perché sicuramente si è ammaccato da qualche parte. E quindi lo vai a mangiare un pochino umido. Non è però...
Dici, ma vaffanculo, cioè io volevo qualcosa di over the top e invece ci sono rimasto male. Quindi la delusione, anche se non è così tanto male, la delusione te lo fa scendere ancora di più. Sì, praticamente diventa un disco da hockey. E poi sono di aria, non ti saziano mai. Quello è vero. Cioè ne mangi uno e dici, ma non ho mangiato niente. Perché è saltato la lore dei pangoccioli. Cos'è la lore dei pangoccioli? Purtroppo io ero già grande, quindi a scuola merenda non c'avevo i pangoccioli. Allora abbassiamo il saccottino. No. Ritiravi fuori il vetrino dello zaino, ritiravi fuori, era un'altra merendina. E tu, scusa, mamma, non mi chiami al telefono? Mamma, ma intanto tua mamma, ma che fai col telefono a scuola? Ma ti sembra il caso? Metti via che se te lo vede l'insegnante poi pensa che figlio degenere, ma chi l'avrà allevato? No, mamma, volevo sapere. No, metti via, ne parliamo poi quando torni a casa. Ma mamma, è che mi è successa una cosa. No, che cazzo, non mi... Metti via, tu, poi dopo tornavi a casa, sì. Mamma, ma perché non mi hai messo il pangocciolo da merenda? E mamma mi fa, sì, no, non me l'hai messo, perché praticamente sembrava un'altra merendina. Possiamo continuare. Comunque, a questa la lore dei pangoccioli. Comunque, gli M&M's con gli arachnidi. Anche se so, allora li ho mangiati l'ultima volta settimana scorsa e mi hanno tirato più di un'inculata. Quindi non li metto in sum perché mi hanno deluso settimana scorsa. Perché li mangiavo, che io quando mangio gli M&M's, prima li metto in bocca, li slinguo l'intorno. E forse perché ne ho mangiati 500, infatti mi è venuto pure il cagotto il giorno dopo. Però gli arachidi che c'erano dentro sapevano di benzina. Quelli del fondo del pacco sapevano di benzina. Perché? Perché quelli sopra erano buoni. Perché quelli in fondo sapevano di cazzo? Quindi per ripicca li metto in S. A sti bastardi. E mi sarà denato 10 ore, era che... La benzina costa, quindi non è che la compri per bere la benzina, quindi... Le Fruggioi... Ma se me la offrono... Buona. Ma le metto in B, le metto. Proprio senza infamia e senza lode. Sono buone, sono, però vabbè, se ne frega. Le Rossana, ragazzi... Fanno cagarissimo, fanno... Cioè, le Rossana sono quelle che trovavi sempre dalla nonna e le evitavi. Cioè, pure da bambino le Rossana non è vero che le evitavi, perché poi le mangiavi, ciucciavi anche il dentro e facevano cagare, però le mangiavi. Sarà che da piccolo ti faceva andare bene tutto al mese, il yuk, forse. Cioè, perché erano belle, cioè sono belle, hanno questa carta rossa trasparente con la scritta Rossana dorata. Hanno un packaging bellissimo, le Rossana. Anche la caramella è bella. Bellissima. Però fa schifo, ragazzi. Fanno cagare, fanno. No, non erano collose le Rossana. Cioè, anche il riempimento non era mu. Era quasi liquido, era. Era una crema, era.
Non era colloso, non so che Rossana hai mangiato. Io le mangio ancora. Io non mangio caramelle da boh. Le cummamelle. Sì, sembra più cumma che altro. Ecco, qui abbiamo un altro dilemma. Le crostatine. Cioè... Le crostatine, no, solo l'albicocca, non è vero, sono buonissime tutte e due. Il problema è sempre quello. Cioè, le crostatine... Voi siete mai riusciti a mangiarle intere? Perché avevano un destino simile alle Kinder Brios. Però avevano questo collante cioccolatoso che riusciva a farle durare un pochino di più. Ma poi le crostatine, allora, parliamo seriamente. Parliamo seriamente delle crostatine. Allora, se avessi avuto la possibilità di sprecare il cibo, avrei preso la crostatina, avrei tagliato via tutta la crosta e avrei mangiato solo il centro con la cioccolata. Quindi avrei mangiato solo la tina. L'ho chiamata Tina e basta, la crosta via. La crosta è la parte migliore. Questo è quello che dice mia mamma quando dico, quando scarto qualcosa di una. Questa è la parte migliore, mangiala te, mangiala allora. Io così le mangiavo. Perché in teoria dovresti fare come il saccottino, no? Mangi tutto il resto, poi ti rimane lo stronzo di cioccolato e te lo mangi quello perché almeno alla fine godi. Solo che nella crostatina, se te ti mangi tutto il contorno, alla fine muori disidratato prima di arrivare al centro. Quindi non si può fare. Ma sì, è frolla. No, è frolla uber secca, asciutta. No, non ti sporchi le mani, Luke, perché se sei abbastanza abile le tieni con il dito che appoggia nelle righette, quindi non ti sporchi. Ma ci devi bere 6 bicchieri di latte. Io la metto... No, non la metto Muis perché è guai, però la metto B. Ma perché non mi sta sul cazzo mangiarle, mi sta sui coglioni da morire. Al tegolino... Basta, chi se ne incura? Mi Muis insieme agli Oreo. Ma che tegolino sium vero? Ma come tegolino top tier assoluto? Che anche questo è una spugna per lavare i piatti. Questo qui, il tegolino è la Kinder Brios senza la marmellata, con lo stucco sotto per tenerla incollata insieme. No, il tegolino fa cagarissimo, ragazzi. Dai, con tutte le merendine buone che ci sono. Cioè il buondì all'albicocca. Devo il tegolino. Sì, no, dicevo, lo stucco di cioccolato sotto ha risolto il problema strutturale della brioche. Però non c'ha la marmellata, quindi non è. Come chi le mangia le merendine con la marmellata?
Vedete che avete questo problema voi. Avete questo problema, non io. Voi avete questo problema. No. Perché voi che mangiate volete solo la cioccolata. Perché mi dite, ma tu Moro odi la cioccolata. No. Non sono io che odio la cioccolata. Siete voi che ne siete dipendenti. Che non riuscite a pensare oggettivamente con la cioccolata davanti. Oh. Siete voi che non riuscite a capire che la marmellata ha quell'acidosità, ma quella dolcezza, ha un gusto più a tutto tondo. La cioccolata è dolce. La cioccolata è dolce ed è buona, certo. Ti mettono la cioccolata in bocca, sei fatto. È facile così. Volete impegnarvi un po'? La marmellata che mettono nelle merendine, quello potremmo essere anche d'accordo, però comunque anche la cioccolata che mettono nelle merendine fa cagare di solito, non è che è incredibile che la cioccolata è super, la marmellata è super, anche la cioccolata lo è, tranne quella delle crostatine. Quella delle crostatine, la cioccolata delle crostatine credo sia la cioccolata migliore delle merendine, credo, perché è nocciolosa, non è proprio cioccolata, è crema di nocciole. Infatti guarda, la metto in A perché ho pensato a questa cosa qui. Metto in A perché effettivamente al top tier del condimento. Sì, esatto, più vicino alla Nutella. Le camille, per chi non lo sapesse, le camille sono praticamente dei plum cake con carota, c'è anche l'arancia? No, sono di carota, sono fatte con la carota. Sono plum cake alla carota, che non si sente il sapore della carota. Sono plum cake. Sono fantastici. Come fate a dire che... Allora, mettiamo in S le camille, ma i plum cake sono sium. Ragazzi, dai. A parte che non so perché si chiamano plum cake, che non c'è la prugna, però... No, non lo do per darvi fastidio. Cazzo, ragazzi, i plum cake sono incredibili, sono... E Cunilela sono buonissime. Cioè non puoi mai più aprire la bocca dopo che le mangi, però sono buone di sapore, di... un po' per affezione. Non sono buoni, ma non puoi dirmi che non ti ritrovi con la betoniera in bocca mentre li mangi. No, ma perché non sono secchi. Il bello del plum cake... ma i plum cake sì, le camille no. Ma le camille sono dei plum cake, cambia solo il colore. Allora, il plum cake ha la consistenza del pene la mattina, sì. Cioè, i plum cake sono pastosi, esatto. Cioè, lo metti in bocca, sono umidi. Sono un pochino umidi, sono. E sono incredibili. Non è vero mai, la camilla è una torta di carote. A me non me ne frega un cazzo, Ricky, di cos'è la camilla e un plum cake. È la stessa cosa di un plum cake, la camilla. Ha la stessa consistenza e lo stesso sapore del plum cake. Quasi, eh. Il plum cake, la camilla rimane un pochino più friabile. Ma il plum cake, ragazzi...
Umidi come il catarro. No! No! Sì, esatto, poi ne mangi per forza due perché sono piccoli, non ci fai niente. Tre no, perché tre ti ingolfi, non respiri più, tre plum cake. Però fino a due vai safe. No, il plum cake non è vero che è aria. Cioè sì, un po' è aria, nel senso che ne servono almeno due. Perché la Camilla è un po' più grossa. Gianluca. Oh, poi continuiamo. Abbiamo le Haribo Tagadà. Ma chi le prende queste qui? Ma Muis. E sono anche buone, ma chi non è che non le tieni da conto, cioè piuttosto le banane. Però anche queste, cioè chi cazzo le compra? Ne le compravo in realtà. Che in realtà però sono... Che poi ci rimanevi anche un po' male. No, no, mettiamole... Guarda, piuttosto le metto nel non catalogato, le mettiamo. Allora, le Pippo... Ce n'era un altro sotto. E qua. Questo è quello al cacao. E questo che cazzo è? Questo qui è quello base. Sì. Le Pippo no, non è Sium. Ma perché le Pippo è un'inculata? Perché... Cioè, ne devi mangiare uno che così è. È così. Ne mangi uno e dici ma... Scusami. Ma perché me l'hanno confezionato uno solo? No, Gianluca. Non rompermi le palle. Le Camille sono buone. Stai zitto. Non guardare. Però, cioè, anche da bambino le Pippo era già piccolo. Non ci facevi un cazzo, non ci facevi. Perché è buono, eh. Però è buono come buono un tronchi. Anzi, il tronchi è molto più buono, se dobbiamo dirla tutta. Lo spot era molto bello. Era il classico. Lo spot delle Pippo era il classico video che ti mandavi via Bluetooth con lo cellularino delle palle ai tempi. È buono, ma ti lascia lì. Cock blocked col pisello in mano a fare niente. Quindi le metto in B. E ci metto anche quelli al cioccolato in B perché sono identici, non cambia niente il sapore, zero proprio. Dove sono scappati? Qua. Ecco. E poi costavano un botto quest'anno, devi prendere sta cagatina a 7000 euro. È il Conde Dragula. Che cazzo è? Le Moro, che sono le Morosita. Queste qui sono le classiche... caramelle che trovo sempre nella borsa di mia mamma. Sono le caramelle che mia mamma aveva sempre in borsa, sempre. Sempre. Ma sì, fatevi una ragione. Le Pippo è deludente, dai. Le Morositas era quella caramella che mia mamma mi dava ogni tanto perché ce l'aveva sempre in borsa. Prendi una Morosita. Io la prendevo, cioè, perché comunque volevo qualcosa per forza. Mi impuntavo con i piedi. Volevo una caramella per forza e la prendevo. Però ma non faceva neanche cagare, no? Era una gelatina con intorno queste perline molto graziose, molto carine. Però io mi incazzavo perché io non le volevo le Morosita. Volevo le caramelle più buone. Le Fruit Joy piuttosto. Ma che cazzo mi davi le Morositas? Con sto caviale intorno.
Ma di liquirizie. Le morosità sarà liquirizia, Luke. Ritter Sport, bianco con nocciole intere. Non so, non ho mai mangiato. Milka. Allora. Il Kinder cioccolato. Il Kinder cioccolato, ragazzi, che poi si chiama Kinder cioccolato. Che cazzo. Il Kinder cioccolato. Ah, il è la Milka quella con le bolle, questa? Il Kinder cioccolato è buono, Mettiamo in A. E mi sa di sì, Luke. Dimensione è Pippo, questo è vero, del Kinder cioccolato. Ma sai, Gianluca, che bello, buono questo, facile da ricordare. Il nome Kinder cioccolato penso che sia la merendina, cioè la il dolcetto, lo snack col nome più difficile da ricordarsi del mondo, ma non da ricordarsi, perché cioè l'altro si chiama le Kinder Pinguì, il Kinder Sorpresa, Kinder e Pippo, Kinder Cereali. Come si chiamava quello lì? Quello classico, il Kinder cioccolata. È così banale che non te lo ricordi. Cioè, perché loro no, te l'hanno detto, si chiama Kinder cioccolata, ma tu non pensavi che fosse il nome Kinder cioccolata. Chiamala la barretta piuttosto. Non si chiama la barretta, si chiama Kinder cioccolata. Perché poi ci sono i Kinder Maxi, che è semplicemente la versione grossa di questi, e si chiama Kinder Maxi, non è che si chiama Kinder cioccolato Maxi. Da te. Comunque, questo che cazzo è, Anita? Non so cosa sei. Le liquirizie Haribo. Che poi è legale chiamarle liquirizie. Cioè, non credo che la liquirizia sappia neanche lontanamente. Ah. Però. E se il loro nome fosse Kinder... No, cioccolato. Allora, vediamo un po' a sinistra con la Camilla in S. Non è... No, ancora non si può fare. E sono buone, però le mettiamo in B. No, non sono Sium. Sono molto divertenti. Però guarda, per la parte ludica le mettiamo in A, perché sono molto divertenti, che fai lì, le allunghi, fai il filamento di Langeran, come su Aldo Giovanni e Giacomo, tiri fuori dal cervello di Cornacchione il filamento di Langeran e poi te lo mangi. Se Aldo che se lo mangia, era tutto, fa fare anche le scenografie, leggiatevi. Avrei trovato quelli scaduti. No, erano così, erano. Adici si era sciolto lo zucchero ed erano lì da mesi e mesi, quindi per quello sono diventati così. In realtà erano i ciucciotti quelli giusti. Ah, le Skittles, ragazzi, buonissimi gli Skittles. Sono cagarissime le Skittles, per il c'era stata la pubblicità, erano andate un botto ai tempi e poi cagare, ragazzi, sono terribili le Skittles. Ma fan cagarissimo vanno. Tronchi S. Tanto così magari metti che al prossimo Gianlu viene coperto la Camilla. Più del Mars? Sì. Ma ripeto, il Mars è la base che ha fatto...
questa, la pro, è la progenie del Mars, il, questi qua. Anche il Tronchi. Cioè, il Tronchi, ragazzi, è buonissimo. Fuori croccantissimo, dentro c'è il mio pene. Cioè, provate a dirmi che fa schifo il Tronchi. Ditemi se c'è qualcuno che il Tronchi... Eh? Dite, c'è qualcuno che gli fa schifo il Tronchi? Esatto, poi è pure comodo. Cioè, non è come tutte quelle merda di robe col cioccolato del cazzo che mangiate voi, piccoli bambini, eh? Che prendete voi il duplo, lo prendete tutto appiccicoso, tutte le dita sporche di cioccolata. No, questo qui lo prendi, lo puoi tirare fuori dalla carta, pensa. Lo puoi tirare fuori dalla carta. La carta la puoi buttare via subito. La puoi buttare, perché tanto il Tronchi non ne ha bisogno per tenerlo senza sporcarsi. E poi lo mangi, fa crunch, ma dentro c'è questo, questa crema alla nocciola con dei pezzettini. Lo metto in S, in sium lo metto, ragazzi. Plum cake, Cuni. Il plum cake, quando lo tiri fuori dal pacchettino, ha questa basetta di carta che tu la scappelli da una parte, però la tieni sempre dalla carta e lo mangi così. Oh. Non c'ha la crosta del Tronchi, però cosa ci vuoi fare? Questa canzone è terrificante, ragazzi. Anche la carta è unta, però è vero. Scusami, Gianlu. Mi avete fatto pensare a quanto è godereccio il Tronchi. Soprattutto questo tempo. Grazie, Lele. Comunque, guarda che potrebbe essere vero, il Tronchi è solo un errore di fabbrica. Avevano finito il cioccolato per ricoprirlo. Te pensa che culo, e hanno fatto lo snack più buono del mondo. Mamma, tutto il cioccolato del Duplo. No, non lo tocchi, sei obbligato a non toccarlo e a tenerlo col pacchettino. Poi l'ultimo pezzetto lo devi andare a prendere con le mani o devi farlo pinciare fuori dal sacchetto e mangiarlo. Come fai? L'ultimo pezzetto lo butti via insieme alla carta? Come siete salti. Poi, mamma mia, i Nesquik, ragazzi. Voi li avete mai mangiati, le merendine della Nesquik? Le merendine della Nesquik sanno proprio di discount. Sono proprio... Sono veramente... Con cosa si potrebbero paragonare, boh? Boh, cioè non aveva sapore quasi niente. Sono le Kinder fettallate fatte con gli scarti della raccolta differenziata. Cioè il Nesquik, basta, avete fatto la polvere Nesquik per da mettere nel latte? Avete fatto le cacche di coniglio da mettere nel latte? Basta, fermatevi. Poi abbiamo le Kinder fetta al latte, attenzione. Le Kinder fetta al latte.
le Kinder fetta al latte, ragazzi. Cioè, se le pinguì sono qui, le Kinder fetta al latte sono qui. Se non la C addirittura. Mettiamo la C. Ragazzi, ma come cazzo fate a mangiare le Kinder fetta al latte? Che anche qui... Allora, le Kinder fetta al latte hanno il... La cosa bella, però... Hanno la cosa bella che, esatto, non ti sporchi le dita come il Tronchi. Dai, le rimetto in B perché... Sono costruite bene, purtroppo sanno di merda, ma sono costruite molto bene perché hanno questi due questo due pan di spagna sottile che non ti fa sporcare le dita, che lo puoi anche strappare e mangiare il bianco dentro, la crema che c'è dentro la puoi mangiare così ed è incredibile come cosa. Peccato che quella merda di crema sia talmente tanto dolce che se te prendi il barattolo del miele con la mano a ruspa, fai così e te la spacchi in bocca, è uguale. Peccato perché sono nauseanti, sono nauseantissime. Peccato perché se non erano così tanto nauseanti, queste andavano in esse. Come si squagliettano? Non si squagliettano, le tieni in frigo, la tiri fuori, la mangi in 2 secondi, non è che ci stai 7 ore, Cuni, eh? Ma cucchiaiate, mica manate. Pensa, il Kinder Sorpresa mi nausea meno del Kinder fetta al latte. Terribile. Cos'è questa canzone delle palle? Fammi mettere un po' di lofi. Va. I Ringo, stavo pensando che l'abbiamo, cioè Ringo sì, vale un po' come, perché allora il Ringo come biscotto top. Da mangiare come merenda, come merendina. Il Ringo da mangiare come merendina è comunque più buono dei Grisby. Quelli alla vaniglia, naturalmente. Quelli al cacao ve li potete infilare nel culo, ragazzi, eh? Uno per uno. Quelli al cacao fanno cacare, lo dice anche la parola, eh. Non è S, ma non è B. È A. Il Ringo è A. Che non è S, ma non è B. È A. No, dopo il terzo non sbocco. Però, appunto, è vero che come merenda da mangiare così... Non sto mettendo a occhi chiusi le cose. È che se voi non avete un apparato gustativo da sommelier, non ci posso fare niente io. Poi qui abbiamo il carbone della Befana. Vabbè. Devo ruttare, aspettate. Fatto. Ho ruttato. E qui abbiamo gli Haribo Cocobat. Non sapevo neanche che si chiamassero Cocobat. Li ho sempre da piccolo
da piccolo li ho sempre evitati come la morte, questi. Sono delle liquirizie ripiene di una sostanza non newtoniana che può essere al limone, alla fragola. Non saprei. Perché dopo un po' li ho anche rivalutati un pochino. C'era del dentifricio dentro, tipo, del dentifricio secco dentro. C'era del dentifricio secco ricoperto di liquirizia. Da piccolo erano Muse questi. Muse, non Muis. Però rimangono Muis. Cioè, veramente quella. Che, cioè, quando mi davano. C'era. Miei genitori, un amico che c'era il sacchetto, no, alle fiere che avevi preso nella bancarella dei dolcetti. Avevi preso tutte le caramelle gommose, robe così. Andavi giù con la mano, evitavi tutte queste qui e prendevi tutte le robe quelle buone. Poi, le crostatine all'albicocca. Le crostatine all'albicocca le mettiamo insieme alle crostatine al cacao. Buonissime quelle all'albicocca, ragazzi. Come non ho fatto la storia? L'ho fatta, sì che l'ho fatta. Ah, la storia. La lore dei. Eh? Voglio dire la storia, l'ho fatta, l'ho fatta. Eh sì, lo faccio sempre nel mio profilo per il Morrowind Nights. Kinder Cereali, ragazzi. Guarda, accetto di scambiare il Kinder Cereali con l'ovetto Kinder. Kinder Cereali, ragazzi, proprio le barrette così, fium, 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 una dietro l'altra. Una dopo l'altra, proprio. Però tutto sium, 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 tutte una di fila all'altra le barrette dei Kinder Cereali. Però non è una merendina. Vabbè. M&M's, questi qui sono una cagata. Cioè, sono quelli con la cioccolata e basta dentro. Ma esistono gli Smarties. Questi sono Muis. Che Oreo li mettiamo tutti nella stessa cazza qua, tiè, così. I confetti ripieni di zuppa. No, gli M&M's così sono un po' del ca. Oh, Muis. La Milka Max, questa è di un Muis, ragazzi. E di un Muis, la Milka Max. Tra l'altro mi sembra, non so se si vede, è quella con gli Oreo. Cioè la Milka Max è la Milka con gli Oreo. Cioè è proprio la merda e la diarrea unite insieme per creare questo nuovo prodotto che si chiama Merdiarrea. Diarrerda. Cioè, è incredibile. Come non gli è mai potuto. Come gli è mai venuto in mente?
Oh, le Lupo Alberto, ragazzi. Qualcuno è mai riuscito a mangiarle? Intendo tutta. Allora, io le Lupo Alberto, allora, a parte il fatto che esistono le Goleador, quindi non capisco le Lupo Alberto perché dovrebbero esistere, innanzitutto. Però, passando sopra a questa cosa qui, no? Io mi ricordo che, esatto, sono più grosse. Ricordo da piccolo mio fratello che è venuto a casa con un coso così, il dispenser proprio delle Lupo Alberto. E ho detto, cazzo, da piccolo erano bellissime le Lupo Alberto. Cioè la confezione over the top, bellissimo, tutto il packaging fantastico. Conta più il packaging che il contenuto, secondo me. Solo che sono, cioè, sono faticose da mangiare. Sì, Luke. Faticosissime da mangiare, ragazzi. Ricky, non fare il robottino, eh. Ragazzi, Lupo Alberto, dai, ma poi non sono neanche così buone. Ah, ne puoi mangiare anche solo una, giallo, se ci riesci. Erano dure. Perché la Goleador te la ficchi tutta in bocca, poi rimane lì, rimane lì, rimane lì. Questa non te la puoi mettere tutta in bocca. Questa la devi prendere. Così come con due morsetti, la devi prendere con due morsetti, la addenti, cerchi di tagliarla, di frizionare con i denti per tagliarle e poi tiri. Ma non c'è la, cioè ti parte via la dentiera, un casino. Posso capire che sono discorsi un po' da anziano, ma metto nel Muis, ragazzi, dai, per cortesia, per favore, dai. Oh, ma adesso passiamo ai pezzi forti, ragazzi. Eh? Passiamo ai pezzi forti. Ma adesso Cuni, poi ci arriviamo, le Goleador, ci sono? Ah, Luke, le Morositas alla liquirizia, vedi, ci sono anche qua. Erano sempre le Morositas, però erano quelle diverse, erano. Non c'erano le palline intorno. Le Goleador non ci sono. Come fanno a non esserci le Goleador, ragazzi? Che scammerata, ragazzi. Allora, le cards sono veramente muis, comunque. E vedo che siamo tutti d'accordo, bene. Duplo è classico questo. Duplo è classico, lo mettiamo uno sopra il Bueno. Quindi se il Bueno è in B, questo va in A, il duplo. Ecco. Le fruittella, non sono mai stato un gran fruitore di fruittella. Se posso permettermi. Però non sono male. Diciamo che sono un po' troppo normali. Sarete d'accordo con me che le fruittella sono un pochino basilari. Alla fine le fruittella sono le
è là che però non ti si... non prendono parte della tua bocca. Quindi non c'è neanche quel divertimento lì di allenarti la lingua. Quindi non le mettiamo muis, però le mettiamo B. Sono le Frugioi senza lo sprint. Mettiamo di fianco le Frugioi, le mettiamo. Ecco, queste io penso di averci speso, queste qui costavano tipo al bar 10 centesimi, cioè impacchettate una ad una, 10 centesimi l'una. Di averci speso, erano le queste qui erano del chewing gum all'anguria tecnicamente, nel senso che proprio le apri, dentro sono rosse con tutti questi pallini, sono un pochino acidule. Sono S. Purtroppo Gianluca non ci va. Cioè, se le metto. Guarda come scappa la Camilla. Va come scappa, vuole essere visibile. Va come vuole essere visibile. Niente, rimane lì la. Sono delle gomme da masticare. Sono comunque. Però, esatto, purtroppo duravano. Tipo il sapore dura, infatti devi comprare 73, perché le metti in bocca e le mastichi un minuto massimo, un minuto, le sputi e ne mangi un'altra, perché però erano top, cioè nonostante la durata, se il sapore durava di più andavano in sium, secondo me. Ma non solo la durata del sapore, diventavano anche dure come i sassi dopo un po'. Le metti in bocca tutte insieme e sei felice per 6 secondi, praticamente, sì. Vabbè, le coca-coline dell'Aribo, queste sono buone, però non sono quelle frizzi queste. Però sono buone lo stesso. Queste sono da A. Le mettiamo vicino ai ciucci, cazzo. E che sono molto normi anche le coche cole. Sono buone però. Quindi direi che è dignitoso. Oh, qui ci siamo, raga. A parte il Kinder Maxi lo metteremo di fianco al Kinder cioccolato. È la stessa cosa. Ragazzi, il pinguì al cocco. Il pinguì al cocco. Cioè, raga, parliamo del cocco. Penso che il cocco sia la cosa più buona nei dolci. Cioè, io penso che il cocco sia la cosa più buona nei dolci in una maniera incredibile. Eppure la Kinder è riuscita a fare la cosa al cocco più schifosa che c'è sulla faccia della terra. Muis. Fa cagarissimo. Ma lo sapete cosa fa ancora più cagare? Cosa fa ancora più cagare del Kinder Pinguì al cocco? Le persone che lo mangiano dicono che è pure buono. No, non è vero. Volevo dire il Pinguì, il King, il Maxi King. Terrificante. Sapeva di polistirolo il Maxi King. Maxi è, penso, sia la cosa... più diarreica, no, doveva veramente di pisello molliccio il Maxi King, era di gomma, poi fa cagare, ragazzi, non mi ricordo la pubblicità del Maxi King, però faceva schifo, però terribile. Ma
ma basta questi Ritter Sport. Metto tutti i Ritter Sport, li metto qua perché nessuno ha mai mangiato i Ritter Sport, ragazzi. Smettetela. Il biscotto forse sì, però non l'ho mai mangiato io, quindi... Twix White non lo conosco. Fammi togliere quelli che non conosco, aspetta. E... Kit Kat Chunky non lo conosco. Lion, questo qui, Chiusè, non lo conosco. Kit Kat White non l'ho mai mangiato. I baci di Chiara Ferragni non li ho mai mangiati. Adesso credo di aver mangiato tutto. Sticker sueddo. Choco, oro choc barretta non l'ho mai mangiata. Il Lion Farum Choco non l'ho mai mangiato, neanche quello white. Oh. Ritrasformo nocciole intere, sì, però. Ah, il resto ho mangiato tutto, ecco. Il cioccolato bianco mi piace un botto, Vector. Non mi fa cagare, mi piace. Dipende come, però. Allora, i mini burger sono belli, sono. Ma hanno un sapore? C'è qualcuno che li ha mangiati di recente? Io adesso li ho mangiati, credo. Infatti li metto qua. Perché non... Cioè, l'ultimo che ho mangiato probabilmente è nel 1800. Ma di cosa sanno? Buonissimi. Impostellina, adesso mi dici di cosa cazzo sanno. Cioè, di certo non sanno di hamburger. Sanno di caramella. Vedi? Non vuol dire che fan cagare, vuol dire. No, sì, forse che non sanno di hamburger è sicuramente meglio. Allora, Nesquik... Orca, però non erano queste. Io mi ricordo ste barrette, però non erano della Nesquik. Le prime barrette che hanno fatto così. Come cacchio... Il gusto originario di rabarbaro, lampone, fragola, anaschi, kiwi, uva, spina. Ma che cazzo di gusti sono, Luke? Non ci crede nessuno. Ah, e i cereali X erano le altre. Allora queste qui non le ho caccate mai, quelle Nesquik. Non le ho mai caccate. Perché c'erano i cereali X, c'erano. C'erano cagare in realtà, eh. Però erano un po' una novità e ne mangiavamo a bestia. Non erano sciumi i cereali X, però ne mangiavamo a valanghe. Poi c'è il Nutella B-Ready, che la Nutella ha detto... Ma scusa, ma noi dopo... 90 anni, dopo 90 anni di carriera dove abbiamo fatto solo e unicamente quella cazzo di Nutella, e dopo tutti i secoli che abbiamo fatto solo la Nutella, ci ha ricordati che potremmo fare anche altro, tipo i birredi, tipo i biscotti lì, quelli nuovi che sono usciti e queste robe. A me il B-Ready non si umma come... Non è a livello tronchi. Non è a livello tronchi mai. Perché vorrebbe essere come il tronchi. Ma quando lo mangi lo senti che c'è un po' di aria dentro. Sono... Esatto, sono vuoti dentro. Cioè il tronchi dentro è tutto pieno. Questo se fosse tutto pieno farebbe pure troppo cagare, perché sarebbe, cioè, mangi, dai un morso, svieni di Nutella. Non è uniforme, pecca di serietà, quindi lo mettiamo in B addirittura.
Perché ti prende un po' per il culo, ti prende. È come il pacchetto delle, delle patatine che apri il pacchetto e non c'è un cazzo dentro, tutto nel fondo. Fa lo stesso effetto. I soldini di cioccolato. I soldini di cioccolato solo per la parte ludica. Effettivamente sì, Nutella B rating per forza vanno su B. I soldini erano scomodi da aprire, ma perché cioè ti allenavano il soldino di cioccolato, no, c'era, ti davano questo borsello di retina con dentro tutti i soldini e tu stavi lì a controllare che innanzitutto non era mai centrato il rilievo della stampa del soldo, tipo il 2 euro per dire, non era mai centrato, era tutto spostato, tutto decentrato, un'incazzatura bestiale. La cioccolata faceva cagare, ragazzi, non è che lo apri, lo mangi, eri piccolo, non capivi un cazzo. Era la classica cioccolata da uovo di Pasqua non di marca, no? Però c'era tutta la parte ludica. Io una dignitosa A gliela darei. E nella calza della Befana sempre c'erano i soldini. C'erano sempre i soldini. Ah, forse un po' troppo. No, no, ci sta, secondo me. Ma per la parte... cioè, il soldino era proprio tra... quando aprivi la calza... era tra quelli più blasonati il soldino, pur facendo cagare la cioccolata. Kinder Bueno. Kinder Bueno al cocco? Non l'ho mai mangiato. Kinder Bueno Dark. Lo metto insieme al Kinder Bueno classico perché secondo me non è buono come il classico. Secondo me il classico è più buono del Dark. Però metterlo con quella cagata di Kinder Bueno White, no. Perché Kinder Bueno White fa cagare. No, il classico non va in A, in A c'è il duplo. Smettetela. C'è la Fiesta. Il White infatti andrebbe in Muis. Che dovremmo cancellare la parte C, che non c'è la via di mezzo tra B e... La Fiesta, ragazzi. Dove è andata? No. La Fiesta è Muis. E vi dirò anche il perché. La Fiesta è Muis perché l'odore. Allora, innanzitutto non nella pubblicità che non ci vedi più dalla fame, ti richiede, no, la merendina è scartata seguendo l'ondina, no? L'ondina della Fiesta, no? È scartata tutta bella, è trasparente, ma scartata lungo l'ondina. Non lo puoi fare quella cosa lì, quindi mi stava sul cazzo. Già di più di tutto per sta roba qui. Ecco. Però il problema della Fiesta qual è? E che notte la merendina al rum. Al rum. Ma non c'è un cazzo, non c'è.
Non c'è un cazzo, non è vero. Io voglio un... Io, quando mi viene fame di fiesta... Quando mi viene fame di fiesta, sento l'odore, no? Sento quel sentore di alcolico, e mi va il babà, vado a prendermi un babà. Questo la prendo, la butto per terra e la schiaccio con i piedi nudi. Infatti mi mangio il babà. Cioè, quando sento la fiesta, mi viene voglia di babà. Non mi mangio la fiesta. Perché tu sei un consumatore di alcolici. Può essere. Però cazzo, dai. No, non è C. Fa cagare. No, non è vero, non fa cagare quanto gli Oreo. Dai, la metto su C, la metto. Che mi dispiace metterla insieme agli Oreo. Mamma mia. Il Kinder Merendero, invece, io ne ho vissuto in pieno il lancio del Kinder Merendero. È incredibile il Kinder Merendero, ragazzi. Tegolino insieme all'Oreo ci sta. Allora, lo metto insieme al Kinder Sorpresa. Che si chiama Kinder Joy adesso, è vero. Non si chiama più Kinder. Il Kinder Merendero si chiamava solo all'inizio. L'ovetto rimane... No, sono diversi, perché era incredibile. Lo aprivi, lo appaccavi a metà. Prendevi sta spatolina, prendevi questo stucco e te lo stuccavi in bocca. Era incredibile, era. E' è buonissimo il Kinder Merendero. Ma in realtà dentro, cioè, non è che ce n'era poco, che l'altra metà c'era la sorpresa, quindi era solo una pacca, però. Anche perché, voglio dire, alla fine nell'ovetto ce n'è di meno. Poi abbiamo le merendine pan di stelle. La Kinder Paradiso, ragazzi. Allora, la Kinder Paradiso. La Kinder Paradiso sarebbe... Cioè, la Kinder Paradiso è praticamente una Kinder Brioche. La Kinder Paradiso è una Kinder Brioche che, nonostante il difetto della Kinder Brioche, che quindi ti si... puoi rischiare la morte mangiandola... Cioè, rischi veramente di morire mangiando la Kinder Paradiso, nonostante questo difetto che ti può tu rischi la morte, ma lo accetti. Dici, va bene, potrei morire, ok, ma comunque la voglio mangiare. E ditemi se non è da Sium. Cioè, tu quando mangi la Kinder Paradiso hai la possibilità... di rimanere soffocato dalla polverina o cieco, perché magari ti va negli occhi e non vedi più niente, ti si appiccia, ti si cristallizzano gli occhi, muori. In più ti può andare in gola, soffocare direttamente, ti si può sgretolare, diventare una cinnamon challenge, pure questa è incredibile. No, non è come mangiare del latte, questa è una menzogna, Luke. Cioè, comunque non è il fatto tanto che è più buona di. Perché non è più buona di delle altre cose. Però il fatto che c'è questo rischio, ma comunque tu te la mangi, e vuol dire che è qualcosa di incredibile. Raffaello, ragazzi, ecco.
Li mettiamo di fianco al bounty, vedi? Li mettiamo di fianco al bounty. Capito, Ferrero Rocher? Capito? Ecco. L'evoluzione giusta del Ferrero Rocher e il Raffaello. C'è il Ferrero Rocher, che è la base, no? È come il Mars. C'è l'evoluzione, cioè Goku Super Saiyan del Ferrero Rocher e il Raffaello. La girella è una spugna. La girella ti asciuga la vita. Non la metto insieme agli Oreo perché non si fa. La metto in C. La girella fa cagarissimo. Cioè, allora, a parte che non ci sono gli yo-yo. Cioè, se voglio le merendine della Motta, dove cazzo sono gli yo-yo? Perché gli yo-yo, quelli sono la fiesta che ce l'ha fatta, lo yo-yo. La girella è proprio una Camilla di merda, ma con la fantasia di un artigiano ubriaco. No, perché non c'ha il fattore plum cake. Gli yo-yo sono la chimica fatta a merendina. No, perché gli yo-yo sono talmente chimici, a parte che hanno quel sentore zuccherino che lo senti proprio, senti cariarsi i denti mentre mangi gli yo-yo, però hanno quell'alcolicità un pochino che forse non l'avevano pensata nella ricetta, non doveva essere alcolica, però ormai è così, infatti sorpassa la fiesta, però non ci sono, quindi purtroppo. Non soffoca lo yo-yo, lo so, lo yo-yo diventa, lo mangi, fa un po' gnagna, no? Fa, quando lo mangi fa capito? No, non era se voglio qualcosa di alcolico compro il babà. Era, se sento l'odore della fiesta mi compro il babà, perché nella fiesta c'è l'inculata che non c'è niente di alcolico. È come la sabbia cinetica, lo yo-yo. Poi qua ci sono tre tipi di marshmallow. Fan cagare i marshmallow, ragazzi. Sono la stessa identica roba, questi, non è che si cambia in colore, sanno di diverso, ma terribile marshmallow, basta. Sanno magari nella cioccolata calda, quelli piccolini, messi nella cioccolata calda so buoni. Marshmallow sono nauseabondi in una maniera terribile. Non è che sono sium in postellina, basta, non lo sono. Gli M&M's, quelli azzurri, sono quelli con il wafer dentro, vero? No, quelli con i cereali dentro, col riso soffiato dentro, tipo. Sono d'accordo un pochino, Vec. No, non è vero. Li metto C. Perché quelli col cerealino dentro non sono male. Cioè, rispetto a quelli che così, che sono gli Smarties, abbiamo, dove sono gli Smarties? Abbiamo. Gli Smarties vanno in A. Gli Smarties sono buoni, sono, Cos'altro abbiamo qua? Allora, abbiamo il Kit Kat intanto che va in S. Qui facciamo quelli più
quelli più easy. Il Grisby al limone non l'ho mai mangiato, il Grisby al limone. Poi cosa abbiamo? La Milka Max, questa l'ho mangiata. Questa l'ho mangiata, quella con dentro c'è il caramello, gli arachidi e... però è tutta grossa, tutta morbida dentro. Fa cagare pure questa, pure col caramello e le arachidi, ragazzi. Io non... cioè, la Milka, smettila di fare la cioccolata, Milka, basta. Cioè, se c'è la mangio, perché è cioccolata, però cioè, ci sono tanti tipi di cioccolata nel mondo. Smettetela di farla voi, dai. Tanta gente brava che lavora. Allora, qui abbiamo Moscherì e Pocket Coffee. Ecco, i Moscherì sono i fratelli merdosi dei Pocket Coffee. Sono quelli che i francesi chiamano les incompetents. I Moscherì sono Sium. Sono. E i Pocket Coffee... un pelo meno di Sium, però, i Pocket Coffee. Perché so, i Pocket Coffee sono situazionali. Anche se ultimamente però... sono Sium anche i Pocket Coffee. Però i Moscherì, ragazzi, cioè se ci fosse sopra il Sium, li metto qua. Però il Pocket Coffee forse no, perché questo va sopra, va. Non lo metto sopra, lo metto. Volevo fare un attimo in materia Ricky perché lo vedevo preso bene. I Moscherì, ragazzi, come cazzo fate a dire che fanno schifo i Moscherì? Dove vivete? Dove vivete? Eh? Dite, sono astemio, non lo bevo, quindi non mi... non mi proclamo sommelier delle cose. Basta semplicemente dire quello. Invece è buonissimo. Sei un alcolizzato di merda, Ricky. Cosa sei? Tutto l'opposto di un astemio. No, non so, Monezza. Sono incredibili, Moscherì, porca miseria. E voi fate cagare, fate. Se voglio bere, prendo il whisky. Certo, se voglio cagare vado al bagno, eh. Meglio i Boeri. No, sono buoni i Boeri in realtà, eh. Molto, molto apprezzati. C'è anche un po' più di cioccolata. Però è quello, eh. Poi le Morositas. Questi, chi le vuole? Non le catalogo le Morositas. No, le catalogo, dai, perché le ho mangiate. Le mettiamo per lo stesso motivo che mi rompeva le palle mia mamma. Ma le altre Morosità su dove le ho messe? Ah, qua, ecco, vedi. Posso, le mettiamo nel Muis. Perché mi stanno sui coglioni, mi stanno. Queste sono quelle che mangia gli Uxi. Le Morosità sarà liquirizia, erano. Comunque. I Lo Hacker, che bontà. Lo Hacker, che bontà. Piripipipipipi. Ma che Sium? Ma che cazzo li mangia i Lo Hacker? Io, c'ho un pacco qui di fianco. Questi non sono i Lo Hacker, questi sono i wafer alla nocciola. Sono fatti tutti a quadrettini, dentro c'è solo della polvere, perché sono rimasti i fondi, sono la polvere, sono... però... I Lo Hacker, in realtà i wafer in generale, qui mettiamo i wafer in generale.
mi piacciono e che mi piacciono due o tre volte all'anno, non mi vanno mai. È quello il fatto. Non mi vanno. E che mi sembra di andare alla messa se mangio i wafer. Mi sembra di andare a fare la comunione se mangio i wafer, capito? Cioè, se mi vanno ne mangio un botto, eh. E li metto. No, Righi, non è vero. Sono un po' tristi, no? Sì. Ma perché tipo, cioè il Kinder Bueno lo mangio volentieri. Questo non mi va così spesso. Sanno un po' di ostia consacrata, sì. No, che biso lo prendiamo, ma chi se ne fotte? Gli Oro Choc, quelli classici poi. Sium! Gli Oro Choc, e guai a voi. C'è qualcuno che dice, a me gli Oro Choc non piacciono, li avrei messi in C. Eh? La C, no, la C fa cagare. La sufficienza è la B. La C è cacchina. Orso sopravvalutati. No, fondenti fan cagare, Gianluca. Fondenti B. Secondo me è della Milka, Luke. Non so. C'è Gioro Choc. Io da piccolo c'era un mio amico che a merenda a scuola aveva sempre gli Oro Choc. Io facevo di tutto per scambiare. Gli davo il mio il telefono cellulare. Ti scambio quel pacchettino con due Oro Choc che basta lì dentro per la macchina di mia madre. Per le mie. Ti do tutta la PlayStation con tutti i giochi che ho. Ero pazzo per gli Oro Choc a merenda. Erano incredibili. Questi qui, che cazzo ce ne faccio degli orsetti? Li metto insieme qua le caramelline. Sono buone. Però meno del. Gli orsetti sono meno dei ciuccio fritz e delle cole, però. Li metto in B prima. Li metto in alto in B. Perché sono più vicini alla A, però sono sotto i ciuccio fritz e la cola. Sono bellini gli orsetti, ci puoi fare le cose carine, però dai. Sì, sono il classico, però il classico. Basta, ha rotto. Poi abbiamo i Chupa Chups. Allora, i Chupa Chups sono... Cioè, i Chupa Chups sono il lecca-lecca, il capostipite del lecca-lecca. Dovrebbero stare in S, dovrebbero stare quello alla cola. Allora, quelli però trasparenti, quindi alla cola, alla fragola, all'arancia, quelli tipo con la crema, che cazzo sono? Ma chi li vuole? Ma buttali via, ma che schifo. Però li mettiamo in B. Perché scusami. Perché cazzo di motivo hai messo questo cazzo di chiusura qui? Cos'è questo sistema di chiusura termosaldato? Mi fanno incazzare così tanto
Che poi quando l'ho, una volta che l'ho aperto, se sono riuscito ad aprirlo, non me lo gusto perché mi girano i coglioni. Sì, Cuni, sì, esattamente. Perché lo apri, una volta che l'hai aperto ti girano i coglioni, non lo vuoi più, non lo vuoi più, lo spacchi per terra. Lo tiri fuori, lo butti per terra e poi lo spacchi. Però lo mettiamo in A perché poi c'è anche il fattore erotismo, no? La ragazza che ciuccia il lecca lecca, no? In maniera sensuale, roba così, dici lei che fa, dici quindi c'è quella parte un pochino erotica che può essere, no? Può essere un pochino riconsiderato il tutto, quindi. Quindi dai, perché no? Cambiamo questa canzone che fa solo piripi, 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 piri. Sembrava un peto, eh? In realtà... Ecco qua. Sto spostando il mio culo così da poter petare meglio. I Ringo Ghouls... No, non sono essere Ringo Ghouls. Perché volevano fare gli Orochok. Volevano però fare anche un pochino gli ovetti Kinder. Ma però in esse ci può anche stare. Però no, perché li paragono più, cioè sono i Kinder cioccolato praticamente. Io li metto in A. Che non so male, però... Abbiamo quasi finito, ragazzi. 3 ore di Sankaspüller qua. Ritrasport... alle nocciole intere. Non saprei. Perché è molto normale. Ma chi la mangia mai? È l'unica Ritter Sport che la gente compra, quella con le nocciole intere. L'unica. Cioè, le altre chi cazzo le compra? Sono 7 miliardi di gusti. L'unica che la gente compra è questa qui con le nocciole intere. Direi B. Un B di Basic. Io le mangio tutte le Ritter. Tu e... Tu, Cuni e Pego. E Pego ce l'ha sempre... Quando vai in montagna sei sempre pieno di ritrasporto ovunque che metti che rimane senza. La miglior ritrasport comunque è quando prendi il pacchetto con tutte le ritterine sport mini, quelle piccole... E le mette. Ti compri la confezione con tutti i gusti diversi. Quello sì. Se no, non mi devo stare lì a dire, ma vaffanculo, eh. Queste qui non le ho mai mangiate io, quelle rosse. Almeno che non mi ricordo. Quindi niente. Anzi, informazioni che scompare, non trovo su notizie. Che scusa per il papiro. No, non c'ho notizie, Albi. So che c'ha problemi, ma non c'ho notizie. Quindi scusami. La girella in C. La girella cosa? Questa? Sì, la girella fa cagare, ragazzi. Dai. Allora, il Nippon va in alto. Però va in S, non va in Sium. Perché in Sium
E che del Nippon deficita un pochino la cioccolata. Perché la cioccolata del Nippon mi fa incazzare. Mi fa incazzare la cioccolata del Nippon. Perché se avesse una cioccolata un pochino più buona, cioè, se avesse la cioccolata un po' più buona sarebbe qua. Ma non ce l'ha. Forse non vuole coprire il sapore del suo soffiato. Ma non è. No, no. Stai zitta, Ramonza. E esse, non è mica, non l'ho mica messo in muis. E esse. Che miseria. Fatela comprare, Grim. Stai zitto, Ricky. Che non capite niente, eh? Poi abbiamo le ovette qui di. Allora, dove ho messo le altre caramelle di gomma? In A. E allora queste le metto in S. Perché le caramelle gommose, quelle con la parte bianca, sono le best caramelle gommose, ragazzi. Best caramelle gommose. Quasi sciumico. Cioè, allora, se fosse stata una tier list solo di caramelle gommose, queste sarebbero state nel sium. Sono buonissime caramelle gommose bianche. Queste, i coccodrilli, i delfini. Non importa che non sanno di niente, è la parte bianca l'importante. Come di fianco i Nippon? Toh, te le metto qua, te le metto. Di fianco le Camille. No, ti metto le Camille di fianco i Nippon. Abbiamo finita, ragazzi. Eh? Siete o non siete soddisfatti? Sto parlando con quelli che hanno del gusto, ragazzi, eh? Sentitevi liberi di non rispondere. Bravo Vector, tu sì che hai del gusto. Cazzo, la carota in una torta. Ma che problemi avete con le carote? Non ve la metto mica nel culo, ve la metto nella torta. Sono buonissime le carote. Con le caramelle queste qui. In tier sium. Buonissime le Camille. Non rompete le palle. Sono dei plum cake un pochino meno sium. Le carote sono per i cavalli. So come ribattere, effettivamente. Io sono indignato dalla fiesta così in basso. Ragazzi, dai, per favore, la fiesta, porca miseria. Eh? Lì perché, sì, perché la fiesta semplicemente ha avuto una campagna pubblicitaria che vi ha sovrascritto il cervello. Non è. Fa cagare la fiesta. La mangiate perché. Per inerzia, perché l'avete vista qua, c'era la figa che la mangiava, quella che non ci vedeva più dalla fame, svenuta, e le hanno toccato il culo mentre è svenuta, e robe così, tutte queste cose, e voi la mangiate. I secondi della seconda fila della S, gli ovetti gommosi.
Ma la girella come mai così in basso? Ma l'hai mai mangiata una girella? Zed, fa schifo fa la girella. Cioè non è che fa schifo, è che ti asciuga tutta la bocca. È franabile. Non mi dire niente sulle camille, Gianluca, adesso, eh? Ma Moro cosa? Stai zitto, basta! No, la girella dovrebbe su un mare. Avete veramente i gusti che vi sono caduti dalla bocca quando eravate piccoli, eh? Se dovessi scegliere uno solo, quale mangeresti? È difficile, ragazzi, porca miseria. A parte che sono cose un po' diverse. La delice no. Perché la delice d'estate non la puoi mangiare. Se mangi una delice d'estate e divento fatto di olio, quindi purtroppo ha un difetto la delice. Ma probabilmente le caramelline queste qua. Ah, la metti in frigo, però è comunque una bomba di calorie la delice. Buonissima, però. Io direi il tronchi. Secondo me il tronchi, però cazzo è difficile, cioè c'è anche l'oro choc, il lion, il plum cake. Notte Gianluca. Il tronchi. Cosa vuol dire? Ottima crema, pessimo wafer. È un cazzo di wafer. È... Come l'oro ciò che è una noia infinita? Chiudo la live. Chiudo, eh? L'oro ciò che è una noia infinita. Cos'è, Ponzo? Sei quello che prima che ha detto che ti piace la girella. Vabbè, dai. Abbiamo capito, eh? Abbiamo capito, Ponzio. Ho detto chi dare TRF, ma non capite niente. Mamma mia. Il Grisby lì mi uccide. Lo voglio mettere più in basso, il Grisby. Lo mettiamo nel Muis. Eh? Allora, se dovessi mangiarla per tutta la vita, una cosa di queste, per tutta la vita, cioè nel senso tipo che posso mangiare solo quelle, probabilmente... ti direi il pane choc, anche se non è insium. Il pane choc probabilmente non mi stancherebbe mai. Quindi il Kinder Maxi veramente the shit of the my anus proprio. Ma adesso andiamo anche noi Vectors. Sono contento che abbiamo fatto questa tier list birbante sbarazzeinus. Ah. A parte che allippa non è una parola, Cuni. Al massimo allappa, ma allappa non vuol dire quello che intendi tu.
che vuol dire stucca, e il pane choc non lo fa. Ecco. Non calippa, forse, va. È così che si fa serata, mangiando una decina di Fiesta. Amici, dai, possiamo dichiararci soddisfatti? Siamo soddisfatti tutti quanti, felici, alla fine non abbiamo neanche litigato, ragazzi. Siamo stati d'accordo su tutto, praticamente. Sono contento, ci rifaremo sicuramente, ma domenica sera, vi ricordo, saremo qua con... come si chiama? Oh! Eurotrack, grazie. Ve le devo mimare, non me li ricordo. E anche, sono anche le merda di tre, c'ho sonno. Vado a letto, vado a letto. Poi vado a letto. Ancora poi vado ancora a letto. Faccio un circolo vizioso di lettiera, ragazzi. Ciao belli. Ah, che bellezza, tutti felici questa sera. Notte, notte.